Natalia Ginzburg, Natalia Levi in realtà si chiamava, nata nel 1916, no, a Palermo, ma da famiglia torinese ebraica, e poi tornata presto a Torino e poi prese più tardi il nome del marito, Leone Ginzburg, grande intellettuale antifascista. Che veniva dalla Russia, appunto, ma si era quasi completamente italianizzato, che aveva partecipato intensamente alla vita culturale della Torino degli anni 30, no? E che poi, durante l'occupazione nazista, no? Morì in carcere, appunto, in seguito alle percosse, alla tortura forse ricevuta, insomma, no? Eroico personaggio, insomma, grandissimo anche come scrittore e intellettuale, e la Ginzburg scelse poi nel dopoguerra, no? Di firmare sempre le sue opere come Natalia Ginzburg. E le sue opere in genere vengono tutte degli anni del dopoguerra, le prime sono già negli ultimi anni del fascismo, lei può pubblicare un libro di racconti soltanto con un nome, in seguito alle leggi razziali, soltanto con uno pseudonimo, Alessandra Torninparte, no? Poi, in rapporto col mondo culturale torinese, con la casa editrice Einaudi, si trasferisce a Roma, dove vive per quasi tutto il dopoguerra, sposando un personaggio anche di grande interesse, un grande anglista e studioso di letteratura inglese, ma anche scrittore come Gabriele Baldini. Ora, questi riferimenti che abbiamo fatto ai rapporti familiari di Natalia Ginzburg mostrano già di per sé come il tema della famiglia, della presenza della donna, della famiglia e dei rapporti che si instaurano, no, nell'universo familiare, tra le varie generazioni. Tutto questo mostra come tutto questo sia uno degli elementi fondamentali poi della sua scrittura, che ha degli aspetti di tipo critico perché, di tipo morale, perché poi la Ginzburg è stata molto attenta alle vicende della cultura del dopoguerra, anche con saggi interventi giornalistici di grande acume, anche saggi critici di grande rilievo, e poi con tutta una serie di romanzi dove l'aspetto dell'orizzonte della vita familiare, nell'intreccio di relazioni che questa vita comporta con sé, è molto presente. Ecco, sembra una scrittura di grande misura, di grande leggerezza in alcuni momenti, ma che dentro di sé sembra nascondere qualche cosa di inafferrabile, insomma. C'è qualche elemento, come dire, di contraddizione che agita dall'interno questa vita familiare ricostruita con grande amore, con grande partecipazione. Il suo libro più noto, non a caso, si intitola Lessico familiare, no? Che fa riferimento proprio anche alla propria autobiografia, alla vita della propria famiglia, insomma, con tutto l'intreccio che la famiglia Levi, soprattutto durante la giovinezza di Natalia, nella Torino, tra le due guerre, insomma, tutto l'intreccio che questa vita familiare ha con la vita culturale, no, della Torino contemporanea, no, che è di grandissima vitalità, dove passano tutti i personaggi di grande rilievo, da Carlo Levi, Antonio De Benedetti, Natalino Sapegno, insomma, ecco, c'è tutto un mondo vitale, no, che si raccoglie intorno a questa famiglia. Ma poi nelle opere successive, variamente, no, la Ginzburg indaga proprio i caratteri proprio della vita familiare, rivolgendosi anche a modelli letterari del passato e soprattutto di grande interesse il libro sulla famiglia Manzoni, no? Sull'universo talmente contraddittorio, una famiglia che ruota tutto attorno, no, a questo grande scrittore, no? Con tutto l'orizzonte di sotterranei affetti e di sotterranee contraddizioni, no? E di cose anche laceranti, no? Che si danno in questo rapporto. Ecco, credo che volendo riassumere in una formula proprio il senso della ricchissima opera della Ginzburg, della sua presenza anche polemica nel mondo intellettuale
contemporaneo. Volendo riassumere tutto, si potrebbe dire, no, che in lei c'è una fortissima attenzione al rilievo dei rapporti umani, no, nell'orizzonte familiare, la concretezza dei rapporti umani nell'orizzonte familiare, ma in un quadro di fortissima densità culturale, dove la vita della famiglia, delle famiglie, è animata, no, da un rapporto con l'orizzonte della comunicazione che sta intorno, della vita sociale e culturale contemporanea. C'è quindi un senso proprio della concretezza del vivere, del vivere esterno, no, che si rispecchia nel costituirsi e nel costruirsi della vita familiare.